SXSW sta per South by Southwest. Il nome venne scelto da uno dei cofondatori, Louis Black, che giocò sul titolo di un film di Alfred Hitchcock, North by Northwest. Si tratta di un festival con cadenza annuale che si svolge ad Austin, Texas, ogni primavera, solitamente nel mese di marzo. L'SXSW nacque nel 1987 come festival musicale dedicato alla scena underground e indipendente. Nel 1994 ha aggiunto una nuova sezione, SXSW Film and Multimedia Conference. All'edizione 2012, conclusa il 19 marzo, era presente anche Torino. Il consorzio Topics si è destreggiato nel fitto calendario di eventi, prediligendo gli speech dedicati a Open Data e Kinetic, fornendoci anche le immagini con cui vi stiamo raccontando l'SXSW. Tema chiave dell'edizione 2012, in piena epoca di Big Data, è stata la scalabilità dei database, ossia la ricerca di soluzioni che permettano a un database di mantenere l'efficacia delle sue performance all'aumentare della quantità di dati raccolti. Nella sezione musicale, due keynote di spicco hanno conquistato la scena. Bruce Springsteen ha fornito un divertente excursus sulla storia della musica e del rock and roll, mentre Billy Corgan ha offerto interessanti spunti di riflessione sul ruolo di social media e delle nuove tecnologie nell'ambito musicale. Sono state proposte spettacolari dimostrazioni sull'interazione uomo-macchina attraverso il Kinetic, dal combattimento tra due pugili robot comandati a distanza da due esseri umani, al quadricottero pilotato attraverso il movimento delle braccia aperte utilizzate come un paio d'ali. Si è parlato di social media e progetti innovativi finanziati dal basso. È stato possibile scoprire numerose startup e apprezzare la novità dell'anno, Highlight, un'app per iPhone che avverte l'utente quando qualcuno che conosce si trova vicino a lui. È stata una delle applicazioni più scaricate dai visitatori del festival. Si è anche parlato della Lego e di come si sia risollevata in soli 2 anni dalla crisi di vendite registrata tra il 2003 e il 2004, puntando sull'innovazione e diventando oggi una delle aziende di giochi che cresce più rapidamente. Uno dei segreti? Stabilire i centri operativi dei diversi settori nei paesi in cui, per storia e tradizione, c'è un humus più favorevole in quel determinato ambito. Un esempio su tutti, il design del prodotto viene sviluppato in Italia. Dodge this.